destra molto lunga su crinale 60. Sono meravigliato per vedere quello che sta succedendo in questo momento. Noi ci troviamo esattamente, come potete vedere, in un luogo secondo me molto amato dai giovani, ma non solo, perché anche noi che siamo ormai meno giovani, diversamente giovani come si dice oggi, siamo ammirati nel vedere questo simulatore della BF Simulator in questo caso. E inviterei proprio il pilota, nonché titolare di questo posto magnifico, Federico Bellot. Anche qui mi sono scelto uno un poco alto, perché io ormai i miei interventi li faccio sempre con quelli più alti. Esatto, no, so io che sono più basso. Ecco, siamo in questo posto bellissimo, esattamente. Poi, tra l'altro, la collocazione del sito in cui ci troviamo è a Gardone Riviera. Esatto, quale scelta migliore per attirare gente, soprattutto. Vediamo una cosa che forse non tanti, la massa non conosce, ma che comunque prende piede sempre di più. Mm-hmm. Federico, cosa si intende per simulator? A parte BF sono le sigle. Esatto, sì, del mio nome, del mio cognome. Nome, esatto. Cognome. Esatto. E cosa si intende per simulator? Vedremo poi delle immagini, stiamo vedendo le immagini di sovrimpressione di quello che effettivamente è reale. Come mai? Allora, il tutto è nato circa 8 anni fa, grazie a degli studi che conducevo a casa per la mia passione sulle automobili. Da lì poi negli anni ho iniziato a correre nei rally, quindi sono anche un pilota, e a casa mi costruivo appunto questi simulatori per allenarmi. Dalle prime gare ho visto che l'allenamento sui simulatori mi ha portato a grandi risultati, e da lì circa qualche mese ho deciso di aprire questa attività di simulatori professionali di guida, sia da rally che da pista, per l'allenamento dei piloti e per l'allenamento di tutti gli appassionati. Quindi è aperto non solo agli specialisti, ma anche coloro i quali hanno un approccio. No, esatto, infatti sistema. Sì, è aperto a tutti, nei pomeriggi dal martedì alla domenica, dalle 4 alle 8 durante la settimana e dalle 5 alle 10 durante il fine settimana, dove tutti possono venire a sfidarsi e a divertirsi. Ma ci sono anche dei corsi per coloro i quali sono inesperti, come potrei essere io, mi siederei in postazione, ma non saprei nemmeno più che vedere lo schermo e vedermi un bel film. Esatto, noi facciamo anche i corsi per nuovi piloti e navigatori, abbiamo due istruttori altamente qualificati che spiegano la teoria dei rally, su come funzionano, si finisce poi sul simulatore doppio posto, che è l'unico in Italia, e poi abbiamo anche una parte pratica sulle macchine da rally, dove si insegna tutta la pratica sul funzionamento di un'auto, quindi su come si scaldano le gomme, sulle traiettorie, sulle note, per poi imparare e successivamente diventare un pilota, un navigatore. Ecco, noi vediamo ora una postazione doppia che secondo me, non avendo il volante a destra, probabilmente è quella del navigatore, no? Esatto, in questo caso. Esatto. E quindi, cioè, qual è la funzione? Esattamente riproduce la stessa situazione che si ha in macchina quando si pratica un rally. Sì. Cioè il navigatore dà le disposizioni e quindi sul percorso si vedono le variazioni. Esatto. Giusto? Su questo simulatore abbiamo sia il posto del pilota sia il posto del navigatore, dove l'istruttore si scambia in base alla tipologia di corso, dove si insegnano a prendere le note e a dettarle. Abbiamo anche un sistema di vibrazioni brevettato unico in Italia, dove le persone sedendosi possono provare le stesse vibrazioni che si hanno su una vera macchina da corsa. In questo caso si insegna cos'è l'interfono, si insegna le note, a incinturarsi, e questo simulatore a doppio posto permette l'allenamento più realistico possibile prima di scendere in campo gara. Quindi io sto cercando di staccare una cuffia, come vedete anche, siamo sull'immagine su di noi, come oltre ad aver visto la postazione e tutto il resto, vedete che effettivamente hanno le cuffie come quelli veri. Sono le cuffie dire. Che esattamente io uso in gara. Ecco, sono le cuffie che vengono usate in gara, e qui vengono usate per una realtà, è vero, virtuale, ma effettivamente a tutti gli effetti si ha la sensazione, come diceva il nostro Federico prima, la sensazione quella di avere, scusatemi che appoggio
un attimo le cuffie, è la sensazione nella vibrazione, nella esatto. parte sonora che esatto, dà, sì. dà forse secondo me la maggiore mm-hmm. reazione a quello che si sta facendo. Esatto. La vibrazione, cioè nel senso che se uno affronta una curva dà anche quella sensazione. Sente una vibrazione sulla pedaliera, sul volante, sul sedile, la stessa vibrazione che si ha su una macchina, quindi uno riesce a sentire... Quindi è calibrata alla stessa maniera, esatto, nella sì. curva... E esatto, tutto sì, in modo tale che uno riesce a sentire la strada, le gomme quanto tengono, se cambia la superficie della strada, e questo simulatore l'ho studiato sulla stessa macchina che uso per correre, quindi alle stesse dimensioni. Ora arriveremo anche alla macchina esatto. e quello reale, esatto. più che il esatto. virtuale. Pensiamo invece al virtuale, queste macchine le ha costruite lei, le ha brevettate lei, le esatto, ha disegnate sì. lei sì. e sono ovviamente sotto brevetto, per cui di esatto. lì non si scappa. Esatto, quello sì. Esatto, questo qui. E quindi ce n'è voluto del tempo, visto la giovane età, questo precoce apprendere esatto, e sì. passione soprattutto. Sì, sì, sì. Io ho 21 anni, ho iniziato a studiare questa tipologia di simulatori 8 anni fa, all'inizio li quindi costruivo... a 13 anni? Esatto, sì, li costruivo diciamo... case in legno. Poi piano piano ho imparato anche a saldare, a costruire le strutture io, a costruire i computer, quindi adesso sono riuscito a trasformare una passione in un lavoro. Quindi è riuscito a collegare poi tutto quello che è la simulazione a un programma esatto. collegato al computer, per cui in sincro quello che viene col volante e tutte le altre esatto, sì. vengono riprodotto su questo schermo che esatto. vediamo ora. E qui siamo ben forniti di schermo, come potete vedere dalle immagini che stanno girando nelle varie postazioni. Ce ne sono quattro di postazioni, quattro esatto. Di quelle, professionali, professionali esatto, esatto sì. di queste quattro qui. E come abbiamo? Partiamo da una base, partiamo, esatto. a coloro i quali vorrebbero esatto, acquistare, sì. anche perché c'è un negozio online, esatto, puoi sapere sì. già il prezzo e poi trattare e venire qui. Ci sono già quattro tipi, partendo da una base minima. Esatto, da un monoschermo base con la PlayStation, per poi passare a un monoschermo con lo schermo curvo professionale da rally da pista col computer, e poi arriviamo al nostro top di gamma, che è il triplo schermo da rally da pista, che permette un'immersione molto full, maggiore rispetto agli altri, esatto, sì. questo aspetto qui. Cioè esatto. chi si mette lì, si mette anche un casco in testa, a questo punto... Esatto, dopo crede veramente di essere in macchina. Di essere in macchina. Esatto. Quindi siamo passati, mi permetto di dire, per la nostra generazione, che è vero sì che, però anche noi abbiamo provato delle sensazioni ma molto primitive, mm-hmm. tipo al Luna Park, nelle esatto. sale giochi, dove c'era questa specie di sì, manubrietto sì. con uno schermo davanti, lasciamo perdere. Esatto. Ma per dire come si va agli antipodi, cioè nel senso mm-hmm. si passa da una cosa molto rudimentale, oggi la professionalità che dà la sensazione di essere in macchina e non correre assolutamente il rischio. Esatto, questa è la cosa importante, perché nei rally purtroppo per allenarsi bisogna per forza andare a spendere migliaia di euro, chiudere le strade e provare con le macchine. Grazie a questi simulatori, che sono veramente realistici, uno si può allenare in tutta sicurezza in casa o venendo qua nel negozio. E non pensando agli incidenti, esatto. ai danni sia economici che purtroppo, come sono capitati in diversi rally, noi come TV indietro di tantissimi anni, lei non è ancora nato, abbiamo fatto il rally 1000 miglia e quando si è riaperta l'edizione c'è stato un morto in una curva dove purtroppo il popolo appassionato si va a posizionare nei luoghi anche dove posti, non esatto. dovrebbe, in una curva è uscito mm-hmm. fuori strada okay. ed è successo l'irreparabile. Invece qui fortunatamente qui non succede, non nulla, succede niente, anche se dovesse accadere un incidente, ma non è una simulazione, male, esatto, non succede quello, mai. Quello sì. Bene, allora continuiamo noi con la nostra panoramica. Abbiamo illustrato intanto le macchine, perché si chiamano così, no? Sì, si chiamano sì, macchine, i simulatori, sì, ma chiamiamo le macchine, sì, che potrete trovare qui a Gardone Riviera in corso Zanardelli numero 15. In sovrimpressione vedrete anche il sito e il numero di telefono per gli esatto, appuntamenti, sì. con gli orari degli appuntamenti. Quindi venite a gustarvi la sensazione, anche solo per il gusto una volta di provarlo, mm-hmm. che poi come tante cose, no? provate una volta, dopo viene esatto, la voglia, dopo ti appassioni, non si può fare a meno. Quindi si può fare anche solo una seduta, chiamiamola esatto, tale, sì. e quindi poi scegliere se rimanere solamente più, amici esatto. o diventare esatto, amici o clienti esatto, e tornare. Esatto. Bene, noi ringraziamo Federico Bellotti per quello grazie che a voi. Ci ha fatto vedere ora. Noi continueremo a curiosare le macchine, però io farei vedere a questo punto una vera simulazione, ecco,
Io non mi siedo nemmeno perché fare una magra figura e godo di una certa rispettabilità, sto scherzando, per cui mi piacerebbe farlo, ma certo. Verrò poi a trovarla, bene, farò anche un certo. Corso di questo genere qui. Però io la inviterei a questa stupenda macchina, questa con certo, tre schermi, per cui si ha la visione panoramica di, ciò, esatto, di quello che si fa. Io mi metto alle spalle e lei mi spiegherà di volta in volta quello che facciamo. A fra poco. Qui siamo andati in postazione, io faccio, oddio, abitualmente vicino al pilota ci sono delle belle ragazze con l'ombrellino eccetera, invece dovete sopportare la mia presenza, intanto che Federico in questo momento ci spiega un attimo alcuni dettagli della macchina. Allora Federico, volantino uguale, esatto. Quella leva lì cosa esatto. Sarebbe? Allora, come in una macchina, questo simulatore è stato studiato su una macchina dr una R5, abbiamo il cambio sequenziale e il freno mano, che sono pezzi veri di macchine da corsa modificati per usarli sui simulatori. Abbiamo il volante a calice, come il vero volante da rally, abbiamo anche il contamarce e la dashboard che permettono di avere le informazioni che si hanno su una macchina da rally, e poi abbiamo i sedili da rally che sono quelli che usiamo poi in gara. Esatto. Ora non useremo, ma ci sono le cinture di sicurezza, cinture che di sicurezza, sono comunque esatto, sulla, sono sul quelle sedile, esatto. Che usiamo sulle macchine da rally in gara. Esatto. Da quest'altro lato invece abbiamo plancia che ci permette di accendere completamente il simulatore dallo staccabatteria, ci permette di accendere le vibrazioni e tutte le regolazioni che si hanno sulla macchina da rally. E ora io chiederei al nostro caro Pachi di farci una panoramica su questo quasi tridimensionale, potrei aggiungere, schermo. Cioè qui si ha la sensazione di essere in macchina e questo è il parabrezza. Esatto. Dico bene Federico, sì, da questa giusto, sensazione sì, qui. Potete ascoltare, ora abbiamo abbassato anche il rumore del motore, il rombo del motore che si può ascoltare, l'abbiamo messo in condizioni tali da poterci parlare su, ma se esatto, uno vuole un rumore potente non si parecchio, può alzare esatto, parecchio sì, e impazzire anche su esatto, quello. Bene, io pregherei Pachi di rimanere dietro proprio giusto in modo tale da poter inquadrare i movimenti delle marce da qui a controllare di quale marce. E vogliamo partire Federico? Certo. Percorso? Il percorso è un percorso in Spagna del Mondiale Rally. Esatto. E vai, perfetto. Saremo primi sicuramente. Speriamo. Via. 5, 4, 3, 2, 1, via. 56 sinistra, 30, 3 destra, apre 6 lunga, in 1 sinistra lunga. In 3 destra stringe, 50, 2 sinistra lunga. 50, 4 destra lunga, in taglia molto 5 sinistra, in 5 destra lunga, apre su crinale, in 5 sinistra molto lunga, in taglia molto 5 destra, 60, 6 sinistra, apre 30, 6 sinistra, in 5 destra stringe, 50, 6 sinistra, 150, 5 sinistra molto lunga, in 6 destra, in taglia 5 sinistra lunga, apre 100, 6 sinistra, 50, 6 sinistra su crinale, rallenta 50, 2 destra, in 2 sinistra lunga, in 3 destra, 4 sinistra, in 6 destra molto lunga su crinale, 60, 6 sinistra lunga, stringe 4, in 6 destra, tieni la sinistra su 30, 3 destra, stringe, in 4 sinistra lunga, in attenzione, 3 destra lunga, stringe 2, 100, 3 sinistra, 30, 2 destra lunga, apre su crinale, 30, 4 sinistra, in 5 destra, in 3 sinistra, apre 6 molto lunga, 30, tieni la sinistra in 2 destra lunga, in 6 sinistra, in 3 destra lunga, apre, in 6 sinistra molto lunga, stringe 4, tieni la destra su 50, 3 sinistra stringe, in 4 destra 30, 1 sinistra lunga stringe, in 1 destra, in 1 destra sul traguardo, in 2 sinistra, in 3 destra allo stop.
Faccio io, mi dà un po' l'idea di quella pubblicità televisiva dell'antifurto, no? Faccio io, no, sto scherzando. Ci siamo seduti in quella postazione che abbiamo fatto vedere prima nell'intervista, che era quella del navigatore e del pilota. In questo caso simulo io il pilota, lo simulo solamente, mentre abbiamo un ottimo navigatore al mio fianco, alla mia destra. Federico, parliamo un attimo invece del vero rally. Esatto. Lei ha detto che ha partecipato ed è pilota, esatto, di rally. Sì. Vogliamo parlare un po' di questa attività reale, non più virtuale ma reale? Esatto, allora ho iniziato a praticare lo sport del rally un anno e mezzo fa al rally di Udine con una Suzuki Swift R1. Adesso sono passato con una Peugeot 106 A5 con cui ho fatto, con la navigatrice Jessica Rosa, ventenne anche lei, ho fatto il Rally Camugna, e l'anno prossimo invece abbiamo intenzione di fare l'intero campionato italiano, quindi faremo anche la gara di casa, che è il 1000 miglia, per poi finire al San Martino. E questa è la realtà, però per arrivare a questa realtà, coloro i quali volessero, esatto, intraprendere proprio la passione, la carriera per intraprendere, ma con la passione per i rally, non è che uno possa sedersi su una macchina da rally e partire, esatto, deve avere le condizioni di base. E quale posto, se non qui dal BF Simulator, deve venire qui a imparare, a progredire, a diventare professionista e poi passare su una macchina? E chissà, magari da qui può nascere un prossimo campione mondiale, me lo auguro, esatto. Carl Sainz o qualcosa del genere, no? Ricordiamolo su una mitica Toyota, me lo ricordo ancora, una Celica, sì, auto anch'io, insomma. Bene, ringraziamo. Allora, quale chiusura meglio di questa qui, seduti al volante di questo magnifico simulatore, questo qui è quello, diciamo, quello, esatto, più importante, quello più professionale, più professionale, esatto. E invitarmi a venire a Gardone Riviera, ripeto, Gardone Riviera è facilissimo perché è sul corso Zanardelli, come arrivate sulla sinistra venendo da Brescia, esatto, lo troverete sulla sinistra, c'è, cioè sulle vetrine anche il nome, venite qui e sicuramente ne uscirete tardi. Grazie. Grazie a voi.